Giornata importante in Maremma con la stipula di un protocollo d'intesa che interesserà non soltanto la prefettura di Grosseto, le forze dell'ordine come Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, ma anche quello che saranno naturalmente le forze della Polizia Municipale del Comune di Capoluogo. Viene presentato un protocollo che rappresenta una novità per il territorio maremmano. Si parla naturalmente di quello che riguarda ordine pubblico e sicurezza, ma nello specifico c'è anche un elemento di novità. Sì, abbiamo sottoscritto il patto per Grosseto Sicura e anche un protocollo che riguarda la gestione dei sistemi comunali di videosorveglianza, ma la novità è il protocollo del controllo di vicinato. È un'assoluta novità per la provincia di Grosseto, il primo che firmiamo. È importante perché è un'esperienza che è già un modello che già c'è in altre realtà italiane, ma anche toscane. È un sistema nuovo, un sistema di sicurezza partecipata dove il cittadino proprio diventa lui in qualche modo protagonista della sicurezza. Come funziona? Sono gruppi di cittadini che nell'ambito di un'area diciamo individuata si organizzano e svolgono una funzione di meri osservatori. Loro verificano se ci sono delle situazioni anomale, delle situazioni che possono dare delle preoccupazioni, le comunicano alle forze di polizia per il tramite di un coordinatore che diventa l'anello di congiunzione fra il gruppo di cittadini e le forze dell'ordine. La stessa legge che prevede che il sindaco e il prefetto stipulino degli accordi proprio per individuare delle misure di intervento sulla sicurezza urbana. Oggi il Comune di Grosseto ha uno strumento in più. Oggi stipuliamo ben più di un protocollo, stipuliamo un vero e proprio patto sulla sicurezza Grosseto Sicura, legata anche al regolamento della Polizia Municipale, quindi di chi si occupa come competenza di sicurezza sociale urbana, a cui si associano altri due protocolli, uno sulla videosorveglianza e uno sulla partecipazione, diciamo, del cittadino attraverso il controllo del cosiddetto vicinato, che è la possibilità che noi diamo ai singoli cittadini strutturati in maniera selettiva e in maniera selezionata di aprire un canale preferenziale con le forze dell'ordine congiunte per segnalare eventualmente situazioni sospette legate alla micro o alla macro criminalità, un qualche cosa che in precedenza aveva sì assunto una forma ma che non era mai stata suggellata, certificata e concretizzata. La cittadinanza attiva sarà organizzata sotto la competenza e la responsabilità del sottoscritto sindaco del comune di Grosseto, sarà strutturato ovviamente un organigramma, saranno organizzate le linee comunicative privilegiate con le forze dell'ordine, sarà selezionato anche il personale di punta e di spicco che ovviamente dovrà avere la capacità di sintetizzare e di filtrare le numerose informazioni che proveranno dalla cittadinanza in maniera tale da poter incrementare i tempi di intervento e la tempestività di intervento a livello interforze. Questura di Grosseto che sarà coinvolta per quello che riguarderà il protocollo d'intesa fra la prefettura di Grosseto e il comune di Grosseto per una nuova sicurezza urbana. Sì, assolutamente sì, gli aspetti sono parecchi, questi protocolli sottolineano ulteriormente il riconoscimento dei soggetti che partecipano all'attuazione della sicurezza, che deve essere assolutamente condivisa. Partiamo dal presupposto che il cittadino vive in un determinato territorio e quindi lo conosce bene ed è chiamato ed è riconosciuta la sua funzione di poter segnalare quelle situazioni sospette che via via si possono presentare nel tempo. Già succede normalmente, ma in questo caso vengono individuati dai soggetti, riconosciuti dai soggetti e legittimati alle forze dell'ordine, a noi polizia, carabinieri e finanza. Cioè, quindi il cittadino non interviene direttamente, questo no, ma sicuramente ci dà una grossa mano in termini di segnalazione.